Buongiorno e benvenuti alla quinta giornata del Busseto Music Film Festival. La quinta giornata oggi è con il regista Massimo Guglielmi, autore del film La prima notte della luna. Ecco, La prima notte, naturalmente questo è un festival in cui si premia la colonna sonora. Ben contento perché finalmente si sottolinea l'apporto. L'importanza. E anche, sì, che a volte è determinante, perché viene così inciso. A volte ci sono dei film che sono rovinati dalla colonna sonora e altre volte che si reggono esclusivamente sulla colonna sonora. Quando, ce ne sarebbero tanti, sembrano anche cattivi da fare, però voglio dire... fare subito uno cattivo, no? Che ci sono, per esempio, ci sono dei film... Allora, parlo di un mio collega, che è famosissimo, che è Tornatore. Probabilmente Tornatore non avrebbe avuto, credo, il successo già dai suoi primi film se non avesse avuto quel tipo di colonna sonora che gli ha fatto. Non riusciva a partire una colonna sonora eccezionale. Ecco, voglio dire, a volte lo dico, quindi poi parte così un successo. Tanto è vero che lui non rinuncia ancora oggi a Morricone perché ha paura in fondo di andare fuori dal suo seminato. E questo è un esempio. Ci sono dei suoi film che sono straordinari lo stesso, però alcuni minori probabilmente che senza una colonna che avrebbe così arresto. Devo dire che il giusto equilibrio quando non si nota troppo la colonna sonora vuol dire che, come non si nota troppo la fotografia, come non si nota troppo la regia, quando il film è un equilibrio di apporti artistici, questo secondo me è il giusto equilibrio che si deve creare. Vuol dire tra... un buon film. Con i vari autori delle varie compagnie. E quando uno dice che bella fotografia, vuol dire che il film non gli è piaciuto o non l'ha attirato particolarmente. Cioè una colonna sonora vuol dire che il film lo ha annoiato. Sono d'accordo. Quando spariscono gli autori dei vari comparti che compongono il film è un buon film. Se si può chiamare arte cinematografica, è veramente l'apporto creativo di più personalità, è vero, coordinate da un regista che fa delle scelte. Questa è una cosa così magica, quasi. Sì, come dire, è fortuna. È difficile, voglio dire, che tante componenti artistiche, tante personalità artistiche vadano a comporre un unico rapporto. Come avviene questo? Ma innanzitutto avviene con l'esperienza. I grandi film, i grandi esempi della storia del cinema sono proprio un esempio di come il regista, in questo caso il musicista o il direttore della fotografia, lavorano nel tempo con una consuetudine, con una capacità ormai di intendersi, per cui le opere nascono anche da questa comunione di cultura, sentimenti, sensibilità, in cui non c'è un prevaricatore, perché io non sono molto... Al centro deve esserci il racconto. Sì, ecco, ci deve essere il racconto, e questo sono d'accordo. Allora, in questo racconto lo interpreti, no? Tutte le persone che concorrono a fare sì che quel racconto, poi gli attori ovviamente, quel racconto abbia un risultato emotivo. Soprattutto quindi il regista potrebbe essere una sorta di Zelig, perché a seconda di chi si trova davanti, il musicista, lo scenografo, il costumista, deve trovare il linguaggio adatto per comunicare l'idea. Questa è l'idea del regista europeo. Noi sappiamo che in Europa abbiamo un concetto del metteur en scène di età basiniana, vuol dire che è colui che in qualche modo controlla il tutto e mette la sua personalità. Comunque, e arrivederci da Massimo Cese e da Massimo Guglielmi con il film La prima notte della luna. Grazie a voi. Stasera a Busseto. Grazie.